ma io sono già bravo. Questa è l'affermazione che ti diranno praticamente tutti gli uomini, tutte le persone che hai attorno. E quando dico tutti, intendo davvero tutti. Anche il tuo amico Giulio, quello che ha i peli che gli escono dalla schiena. E dopo che esce dalla fabbrica lo trovi a bere gli spritz al bar fino a notte fonda. Anche lui ti dirà che non serve migliorare e che sa già fare tutto con le ragazze. Facciamo un bel test. Secondo le vere logiche e regole della seduzione e dinamiche sociali. Dato che siete ghiotti, torna il Play Lover Quiz Show! Sigla! Allora, eccoci qua. Esattamente come in Chi vuole essere milionario, farò delle domande e fornirò 4 possibili risposte ghiotte. Non tutte però sono ghiotte. Scegli quella che secondo te è giusta e poi spieghiamo brevemente. Domanda 1. Stai sentendo una ragazza e lei scrive questo messaggio. Non farti troppe illusioni perché io non esco con il primo che capita, linguaccia. Qual è il sottotesto di questa frase? A. Sto cercando di essere gentile, vedi faccina, per farti capire che non sono molto interessata. B. In realtà sto sentendo già un altro, quindi prendo tempo. C. Voglio fare un po' la stronzetta acida per divertirmi, però potresti interessarmi. D. Voglio vedere come reagisci, come controbatti, potresti interessarmi. La risposta giusta è la D. Tenendo in considerazione la struttura della frase, e quindi metterla in un contesto dove tu hai creato uno scenario futuro per un possibile primo appuntamento, lei sta cercando di capire con questa frase come ti interfacci a questo suo modo. Non sta facendo l'acida, specie se mette quella faccina, fatta apposta per stemperare la pressione. Domanda 2. Hai appena conosciuto una ragazza su Tinder. Pochi messaggi, vi siete scambiati, ma sembra andare bene. Talmente bene che ti prospetta l'idea di prendervi un caffè. Un caffè tranquillo. Cosa vuole comunicare con questo atteggiamento? A. Che la incuriosisci e non vuole perdere tempo dietro un PC. B. È un'esca. C. Che hai mandato i giusti messaggi. D. Che cerca avventure e vuole fare sesso. La risposta giusta è la B. La risposta B. Eh sì, una ragazza, specie se avete parlato pochissimo, spesso stuzzica e prospetta degli scenari futuri. Ma più che per vederti, per vedere cosa risponderai. Ti fionderai all'appuntamento oppure no? È un'esca. Risposta adeguata. Ma tu chiedi a tutti un caffè così dopo 5 messaggi? Punto di domanda. Domanda 3. Qual è uno dei modi per creare tensione sessuale con una ragazza dal vivo? A. Vantandoti in maniera velata circa vecchie conquiste. B. Guardandola in maniera profonda e maliziosa. C. Prendendola costantemente in giro. D. Stuzzicandola, togliendole l'attenzione con il rischio di perderla e prenderla in giro. La risposta giusta è la D, no? Domanda 4. Una ragazza ti dà book ad un primo appuntamento, ma con una motivazione sensata. Quanto aspettare a richiederglielo? A. Non glielo chiedo più, tocca a lei. B. Propongo subito un'altra data per testare se ha detto la verità. Dovrà accettare. C. Aspetto qualche ora o qualche giorno per capire i possibili risvolti. D. Ci discuto in maniera costruttiva e porto lei a chiedermelo. La risposta giusta è la C. Eh sì, lei ha dato una buona motivazione. Quindi non ha senso non proporlo più. Ha senso invece consentire e aspettare per vedere se sarà lei a fare qualcosa. Domanda 5. La ragazza ha avuto una giornata no. Quindi ti risponde male per la prima volta. Tu ci discuti e lei ti chiede scusa. Cosa fare? A. Rimango offeso ancora per qualche ora o qualche giorno per farle capire che ha passato il limite. B. Non è successo nulla, può capitare una giornata no, specie se è la prima volta. Quindi do ok. C. Sparisco per qualche ora per farla investire sempre di più. D. La faccio ingelosire. La risposta D non ha una logica. La risposta giusta è la B. So che molti dei nostri studenti saranno sorpresi, ma imparate a contestualizzare. Cosa le è successo? Quante volte le è capitato? Nessuna, era la prima volta, l'ho detto. Ti ha chiesto scuse esplicitamente. Le vai incontro perché potrà succedere anche a te. Siete già bravi? Se le avete azzeccate tutte perché siete tutti quanti pippati, sapete a memoria i nostri video, e quindi la parte teorica dovreste finalmente fare lo switch nella vita reale, altrimenti c'è del lavoro da fare.